Laureata in Bocconi, dopo anni come manager nelle principali aziende del mondo della moda e del lusso, decide di dedicarsi al business coaching. Docente in self-leadership e high performance presso IED, fonda Authentic Leader, un percorso per imprenditori per sviluppare un modo nuovo di fare impresa. God Save the Leader è il suo libro dedicato al mondo degli imprenditori e oggi è ospite di Money.it per parlare insieme a noi di quanto sia importante il lato umano e passionale in chi ha fondato e guida un'azienda per creare valore e tenere sempre motivato il team. Ciao Giovanna e grazie di essere ospite di Book Calling, la rubrica di Money.it dedicata a libri e autori. Ben ritrovata Giovanna, ciao. God Save the Leader, libro autoprodotto, è dedicato all'altra faccia dell'imprenditore, inteso non solo come numeri e fatturato, ma anche come persona che porta con sé un carico emotivo molto, molto denso e un forte senso di responsabilità. Perché hai sentito l'esigenza di dedicare un libro proprio al mondo degli imprenditori? E quanto è importante per un imprenditore saper trasferire il senso di appartenenza verso l'azienda ai propri collaboratori? Il mio è letteralmente un amore per gli imprenditori. Io ho lavorato in grandi aziende e quando ho iniziato a fare il coach ho scoperto gli imprenditori. Ho trovato queste persone meravigliose che credono molto in quello che fanno nella maggioranza dei casi, che hanno appunto questo carico emotivo enorme del quale non si prendono cura, ma anche del quale si parla veramente poco. E quindi Authentic Leader nasce proprio per prendersi cura e dare strumenti e supporto all'essere umano che c'è dentro l'imprenditore. Io ogni tanto uso la metafora un po' come del team nella Formula 1, no? Dove la macchina è l'azienda, il team meccanico è il team e poi c'è il pilota che è l'imprenditore. Noi vediamo nella Formula 1 che si vince quando tutti e tre funzionano bene. E invece l'imprenditore spesso non si coltiva. Ma in generale si parla poco dell'essere umano e comunque dell'imprenditore, invece è determinante. Per cui nasce così Authentic Leader e l'imprenditore è anche, diciamo, il motore fondamentale per creare questo senso di appartenenza. A me stupisce sempre quando parlo con gli imprenditori e solitamente mi dicono: ma quindi è giusto che io provo passione, ma quindi è giusto che io amo la mia azienda, non sono un pazzo scatenato. Come se ci fosse stato questo messaggio, che in effetti poi c'è stato, che nel mondo del business non ci deve essere troppa passione, no? Sennò te la stai prendendo troppo, sei tu che sei sbagliato. Invece la passione è il motore di tutto, noi esseri umani siamo fatti così. E quindi è proprio a quella passione che gli imprenditori devono anche aggrapparsi, che poi molte volte lo fanno, si devono aggrappare nei momenti più bui, quando sembra che non ci sia più un senso per andare avanti, come è successo adesso con Covid. Quindi diciamo che a un imprenditore in qualche modo è concesso avere non solo la testa, ma soprattutto la pancia, in questo senso. Il cuore, tantissimo. Assolutamente, motore di ogni passione. Sì, che per fare l'impresa, alla fine molte volte noi cerchiamo clienti fedeli, un team motivato, dei fornitori affidabili, tutte queste parole vertono al lato umano ed emotivo, non al lato razionale. Certo,
God Save the Leader, però, di fatto non è un manuale, ma piuttosto un percorso che possa mantenere vivo il flow, il concetto che tu spieghi in più punti nel tuo libro. E il flow è quell'elemento che anima mission e vision, anzi, vision e mission. Nella tua esperienza di coach, però, quali sono i maggiori miti della leadership che hai dovuto aiutare a smontare letteralmente e a rimodulare? Beh, il primo è che la leadership è legata all'essere umano, cioè è il leader che è carismatico, che è capace di fare discorsi come Al Pacino in un famoso film, o che il leader ha un titolo, quindi che la leadership è dell'essere umano. E invece quello che si dice nella leadership consapevole, che è quella che facciamo in Authentic Leader, è che la leadership è data proprio dalla passione e dalla visione dell'imprenditore. Il team, come i clienti, i fornitori, scelgono di far fatica per quella visione, non per l'essere umano. Questo permette anche di un po' scaricare il carico emotivo dell'imprenditore. A me è capitato di quando ero manager di fare dei corsi di leadership e più delle volte mi sentivo frustrata perché non ero quel perfetto leader che veniva disegnato. Invece la leadership autentica nasce proprio dal desiderio di fare bene. Dal desiderio davvero di cambiare il mondo in un certo senso, di lasciarlo diverso da come l'abbiamo trovato. Ed è per questo che ho deciso di dedicarlo ad Authentic Leader agli imprenditori, perché loro sono così, hanno già molto più cuore, hanno già dei sogni. Spesso chi diventa imprenditore lo fa perché nasce da una passione di bambino che è riuscito comunque a costruire poi un'azienda. Quindi diciamo questa parte di sogno è quella che crea la vera leadership. Quindi noi ad esempio quando lavoriamo con gli imprenditori proprio il primo passo è togliere tutti questi miti. Poi c'è anche il mito del è leader solo chi ha grandi risultati, è leader solo chi ha una laurea, deve studiare leadership solo chi ha una grande azienda o leadership solo chi ha un grande team. Ma in realtà non è così. In inglese to lead vuol dire andare avanti per primo, non sapendo neanche come sarà il terreno, però sapendo che c'è una missione da compiere. Infatti, i più grandi fruitori di corsi di leadership sono gli eserciti, molte volte quello degli Stati Uniti, quello israeliano, perché hanno una missione da compiere e vanno. Quindi diciamo che questo è il più grande passaggio. E poi il fatto che la leadership non è solo verso il team interno, cioè essere leader con i propri dipendenti, paradossalmente, è la parte più facile, che già è complessa, però paradossalmente è la più facile. Noi parliamo di una leadership all'interno del sistema azienda, quindi con gli investitori, con gli azionisti, con i distributori, con i clienti, con i fornitori, perché si deve proprio creare un ecosistema che è mosso verso la stessa visione, che quindi sceglie di fare fatica insieme, appunto, e di costruire insieme quello che è un cammino. Vorrei concludere la nostra chiacchierata facendoti una domanda invece un pochino più specifica e affrontando anche un concetto che tu vai in qualche modo ad approfondire più e più volte, ossia quanto è importante coltivare la centratura per un leader e perché è un pilastro così fondamentale? Beh, se teniamo la metafora che usavo prima del team di Formula 1, come dire, l'assetto mentale e la chiarezza dell'imprenditore, del pilota è fondamentale, perché puoi avere la macchina migliore, ma se tu non sei in uno stato giusto per guidarla, non c'è macchina che tenga, non c'è team che tenga. Quindi è necessario, io dico sempre che prendersi cura di se stessi è un atto di responsabilità verso se stessi, verso la propria azienda, verso le persone che ci lavorano. Il nostro stato interiore, proprio per fare degli esempi, ha un impatto, ad esempio, sulla nostra propensione al rischio. Possiamo diventare iperprudenti come degli scellerati che corrono a 300 all'ora in autostrada perché hanno perso il senso del rischio.
anche la capacità di innovazione, di creatività, di vedere il futuro. Noi diciamo sei in crash, cioè quando proprio il sistema non funziona più perché sei troppo stressato, hai perso la passione, eccetera, non ci può essere innovazione, non ci può essere creatività, continui a ripetere quello che hai fatto perché il tuo cervello è come se si chiudesse. Non riesci a costruire delle relazioni, banalmente, tutti gli esseri umani ti danno fastidio. Pensi che tutti vogliano, siano dei nemici che vogliano in un certo senso fare il male della tua azienda. Quindi non riesci a portare a bordo nessuno, non riesci a creare quelle relazioni che servono per fare impresa. Chiunque è imprenditore sa che la base sono le relazioni. Sono le relazioni, non sono i soldi, devi anche saperli poi usare. Quindi non sono i soldi in sé che fanno l'azienda, sono proprio queste relazioni. Quindi la cura è fondamentale, l'abbiamo visto in Covid. A noi usavo questo modo di dire del tenere la barra dritta durante Covid. C'è chi allo scoppiare dell'emergenza è riuscito a tenere una direzione, a rimanere calmo pur nel momento drammatico e quindi a traghettare la propria azienda, e chi invece si è lasciato andare, è crollato, ha iniziato a non riuscire più a trovare una nuova dimensione. Quindi la cura è essenziale, davvero. Ogni tanto agli imprenditori dico: ma tu saliresti mai su un aereo sapendo che il pilota è stanco, che non ha più voglia di fare quel volo? Che magari ha già fatto 5 voli e non vede l'ora di arrivare, e tutti mi rispondono no. Eppure molte volte quello che chiedono ai loro dipendenti, a chi gli dà i soldi, ai propri fornitori, cioè stanno guidando in una condizione che non è ottimale. Beh, l'amore per se stessi è un primo imprescindibile dovere per far andare tutto bene. Giovanna, io mostro il tuo libro, God Save the Leader, pagine molto interessanti che però si possono consigliare anche a chi non è imprenditore, ma anche a chi ricopre un percorso manageriale all'interno di un'azienda, perché sicuramente ci sono degli spunti che aiutano a lavorare su se stessi e di conseguenza a migliorare non solo il proprio aspetto professionale, ma anche quello privato, perché no? Sì, infatti ci sono dei manager che l'hanno letto e mi hanno detto sì, si applica tutto perfettamente. Insomma, io l'ho dedicato agli imprenditori come gesto di amore, però sì, assolutamente. La passione è passione, l'essere umano funziona Certo. nello stesso modo sempre. Certo. Grazie ancora Giovanna, grazie ancora e alla prossima. Grazie.